Vabbè, raga, vabbè, se sentite casino è perché è il mio bambino di lì che vabbè, vuole le caramelle. Se sentite qualcuno che piange è il mio bambino. Ciao a tutti, fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti. Nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Oh, AC Milan. Come state? Come state? Come state? Video del sabato, video molto discorsivo, molto così come facciamo di solito il video il venerdì del sabato, come se fossimo davanti ad un caffè. Allora, ovviamente, i due contenuti principali di questo video sono due. Il primo è la partita di domani che giochiamo al Brianteo contro il Monza. Abbiamo l'intervista di Palladino, abbiamo delle previsioni di formazione, tante cosine interessanti. Finalmente Pioli può scegliere, perché non capitava da non so quanto tempo, ma finalmente sta succedendo veramente. Pioli può scegliere, finalmente in difesa ha la possibilità di scegliere. E ovviamente l'altro discorso cardine, più importante, cardine cardinale, è appunto le parole di Gerry Cardinale, che ha parlato questa mattina rilasciando un'intervista al Corriere della Sera e ha toccato di fatto tutti gli argomenti più importanti del riguardo al Milan. Ha parlato di campo, ha parlato di obiettivi, ha parlato di investimenti, ha parlato di società, ha parlato dell'allenatore, ha parlato insomma un po' di tutti gli argomenti principali, insomma, che intrattengono, che interessano più che intrattengono, che interessano ai tifosi del Milan nelle ultime settimane. Allora, andiamo un attimo con ordine. Prima mi sono segnato due cose che vi voglio leggere. La prima è un aggiustamento riguardo ad una notizia che vi ho raccontato ieri. Allora, ieri che cosa vi ho raccontato? Di Mbappé che andrà al Real Madrid e i miei poteri da ragno, cheat anche qua della Marvel, i miei poteri da ragno mi facevano intuire un po' che la notizia fosse alquanto esagerata. Io ieri vi ho raccontato. Infatti oggi arriva da parte di Repubblica, che prende la notizia insomma dai maggiori siti internazionali, la notizia su Kylian Mbappé, le cifre su Kylian Mbappé vengono un attimo ridimensionate e ve ne parlo. Kylian Mbappé dovrebbe ricevere dal Real Madrid un premio alla firma di 125 milioni di euro. Che vabbè, nel senso, questo qua potrebbe anche essere. Stessa cifra che tra l'altro incassò, beato lui, nel 2022 quando firmò con il Paris Saint-Germain. Là addirittura ne prese 130. Quindi immaginate, tante volte no, parliamo di soldi, mi viene da ridere a leggere queste cifre perché magari tra di noi qua, no, quando discutiamo, anche stamattina ero in giro con mio figlio, ho trovato uno di voi che mi segue tutti i giorni, ci siamo messi a parlare un po' di calcio in generale. E parlando con lui eravamo lì e magari sai, prendi il Ciucu, spendi 20 milioni, prendi Pulisic, spendi 20, magari se prendevi qualcuno che costava 40, un attaccante di qua e di là, magari parliamo di 5-10 milioni in più. Mbappé ha incasserà 130 milioni, 125 milioni alla firma, ne ha incassati 130 soltanto 2 anni fa, più tutti gli stipendi che ha incassato in questi anni. Ma ovviamente la notizia che va a ridimensionare tutto quello che avevo raccontato ieri è questa, è che Mbappé diventerà il più pagato non solo del Real, perché il Real ha un tetto, occhio, di 130, scusate, no, ha un tetto di 35 milioni di euro lordi, ok? E allora cambia tutto, non che noi ce lo possiamo permettere, però è diverso. Se parliamo di 35 milioni di euro lordi, invece Mbappé prenderà 70 milioni di euro lordi, sono comunque una cifra completamente fuori logica. Infatti io quando ieri vi raccontai, ieri cosa vi ho detto? Mi ricordavo che c'era un tetto del Real Madrid di 12-13 milioni di euro a stagione netti. Ovviamente i 12-13 diventano poi 30 milioni circa al lordo. E appunto la Repubblica cita questi 35 milioni di euro all'ordo che mi ricordavo io. Mbappé andrà a giocare invece al Real Madrid e firmerà il contratto per diventare il giocatore più pagato non soltanto del Real Madrid ma il più pagato d'Europa, con 70 milioni di euro lordi. Quindi piglierà 35 milioni di euro netti. Non che 35 milioni di euro netti siano pochi, anzi, beato Kylian Mbappé, mi accontenterei di un millesimo dei soldi che prende lui. Ma inizia a essere una cifra che si possono permettere solo ovviamente poche squadre in giro per l'Europa, ma è accessibile. Cioè ieri quando leggevamo le notizie e qualcuno mi scriveva che Mbappé prenderà Real Madrid 100 milioni di euro netti, 200 lordi,
era una cifra che poco sarebbe stata masticabile anche da un fatturato come quello del Real Madrid. Così sono tantissimi, perché anche Cristiano Ronaldo la Juve pigliava 35 netti, una roba del genere. Sono comunque una cifra spropositata, ma sono comunque una cifra che più o meno in un bilancio come quello del Real Madrid, e solo in un bilancio come quello del Real Madrid, una squadra può comunque digerire. Ancelotti, con la firma di Kylian Mbappé, potrà... Mi viene da ridere, ieri guardavo la formazione del Real Madrid con Mbappé. Ma che cazzo, allucinante, vabbè. Comunque potrà contare su Bellingham dietro a Rodrigo, Mbappé e Vinicius. Scus se poco averli in squadra. Poi passiamo al secondo argomento. Il secondo argomento del quale vi voglio parlare è... esce questa mattina da calciomercato.com e dice: Giroud e la dirigenza rossonera, in comune accordo, hanno deciso di rimandare tutta la decisione per il rinnovo a fine stagione. Il Milan sarebbe disposto a continuare un altro anno col francese, anche perché, nonostante l'età, questa stagione l'ex Chelsea è sempre stato tra i migliori in campo. Già attualmente con 12 gol e 9 assist in tutte le competizioni. Giroud, però, è tentato dall'offerta della Major League Soccer anche per eventuali sbocchi dopo aver dato l'addio al calcio, come un esempio, come ad esempio diventare un dirigente. Io... oggi come oggi, Oliviero me lo tengo stretto. Non so voi che cosa ne pensate, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io oggi Oliviero me lo tengo stretto, ragazzi. Per me in questo momento Oliviero è uno degli attaccanti in Italia e al mondo, nonostante l'età, più incisivi. Poi dipende tutto, torniamo sempre lì. E non entro più nel dettaglio perché lo sapete benissimo come la penso. È evidente. Lo so io, lo sapete voi, ma lo sa anche la dirigenza, che il primo giocatore da andare a prendere nella prossima sessione estiva di calciomercato sarà l'attaccante. L'attaccante da affiancare a Oliviero e eventualmente da affiancare a Jovic, che tra l'altro dovrebbe giocare domani, adesso poi ne parliamo. Credo di essere stato abbastanza chiaro. Poi mi auguro che Oliviero rimanga perché sta facendo bene, ma dipende anche tanto di quello che vuole fare lui del suo futuro. Allora, diamo un attimo uno sguardo alla partita tra Monza e Milan di domani e poi apriamo tutto il discorso sulle parole di Jerry Cardinale, che ci porterà via un sacco di tempo. Allora, ha parlato Palladino, allenatore del Monza, e dice: squadra in fiducia, è vero, è stata la settimana positiva, i miei calciatori sono tutti sul pezzo e pronti a mettere in difficoltà anche quelle che saranno magari le diverse scelte di formazione. Affronteremo un Milan molto 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 forte e non sarà semplice fare punti, ma proveremo a metterli in difficoltà. Come si ferma il Milan? Gli chiedono e lui dice: si ferma facendo una partita perfetta sotto tutti i punti di vista, curando qualsiasi dettaglio, anche perché affrontiamo una squadra in fiducia e che viene da una serie di risultati positivi incredibile. Dal mio punto di vista sono ancora il Milan... Scusate, ve la leggo bene perché questo è importante. Palladino dice: dal mio punto di vista, loro, il Milan, sono ancora in corsa per lo scudetto. Il Monza dovrà fare una gara perfetta. Ho chiesto ai miei ragazzi fiducia, leggerezza e spensieratezza. Vabbè. Il Monza, ragazzi... Ah no, poi c'era il pezzo su Loftus. Loftus-Cheek in questo momento è uno dei giocatori del Milan da temere in maniera particolare. E lui dice: Loftus è un giocatore straordinario. Per me ha tutto ed è anche un giocatore di livello internazionale. Ha tecnica, inserimento, esperienza. È un attaccante aggiunto. Mi aveva già impressionato ad agosto, ma il Milan ha anche tanti altri top player. Dovremmo stare attenti a tutto e a tutti. Pioli con Loftus ha fatto un grande lavoro mettendolo nella posizione a lui più congeniale. Un po' come ho fatto io con Carlos Augusto. Sì, sono felice per lui, sta facendo bene, ovviamente riferito all'Inter. Ci siamo messaggiati e gli ho fatto i complimenti. Partita col Monza, io non lo dico perché quando dico questa cosa... Quando dopo le partite come quella contro Ren mi dite: ah Lollo, hai esagerato in pre-conferenza parlando di questa roba qua. Io credo che il Monza sia una bella squadra. È inutile che ve lo dica, ragazzi, lo sapete. Io il Monza lo seguo spesso perché, lo sapete, è la mia seconda squadra. Ovviamente domani tifo Milan in modo incondizionato e ci mancherebbe. Però il Monza, per questione di vicinanza, perché io vi dico sempre che apro la finestra e vedo il Brianteo, è una squadra che comunque seguo spesso. Il Monza durante l'anno è stata una squadra
un po' altalenante. Ha fatto delle belle partite con delle belle prestazioni. Palladino, un bel allenatore. E altre partite in cui sono stati irriconoscibili. Quindi, come vi ho detto altre volte, dipende domani che Monza affrontiamo. Perché se noi siamo in grado di... domani siamo in grado di fare la nostra partita, allora il Monza riusciamo a depotenziarlo. Se noi arriviamo scarichi, allora mettiamo il Monza in condizione di fare bene. Spero ovviamente, ragazzi, spero ovviamente di fare bene nella partita di domani e uscire con i 3 punti. La formazione. Allora, con Pioli, la formazione che Pioli dovrebbe schierare domani col Monza, davanti a Maignan, Florenzi, Gabbia, Ciao, quindi torna in campo Malik Ciao e Teo. A centrocampo Renders, Benasser e Loftus, davanti Pulisic, Leao e Jovic, quindi gioca Luka Jovic. Come già ampiamente riferito, domani fortunatamente torna anche il Ciucu nella panchina, nei convocati. L'ultima cosa che volevo leggere prima di affrontare il mega discorso riguarda Pioli, che finalmente può scegliere. Perché Stefano Pioli, guardando la partita del 10 gennaio contro l'Atalanta, in cui noi veniamo eliminati, Pioli non ha potuto convocare Benasser, Caldara, Ciucu, Florenzi, Kalulu, Cruni, Okafor, Pellegrino, Pobega, Sportiello, Tomori e Ciao. Cioè, capito? Il 10 di gennaio... Chi il mister non poteva convocare? Ovviamente poi scrivono in questo articolo che non potendo schierare tutti questi giocatori, perché ovviamente non erano convocabili, il mister si è trovato a dover giocare come Teo Hernandez, difensore centrale, fra i titolari subentrati ai panchinari anche tantissimi giovani della primavera. È cambiato tanto negli ultimi 40 giorni. È cambiato tanto, fortunatamente tanti giocatori noi li abbiamo recuperati e addirittura domani ci potrebbe essere la possibilità di vedere Malik Ciao che torna titolare nel Milan. Oh. Allora ragazzi, mettetevi comodi perché adesso arriva la parte centrale di questo video. Cioè, ha parlato Gerry Cardinale al Corriere della Sera, ha fatto un'intervista fiume toccando tutti gli argomenti più importanti. Ve la leggo, ragazzi. Rinfrancato dalla vittoria del suo Milan in Europa League, dice: sono molto soddisfatto di quello che ho visto. Partite così danno ai giocatori tanta fiducia. Ci voleva. Malgrado i molti nuovi innesti, il gruppo sta facendo dei progressi. Gerry Cardinale è già in procinto di ripartire. Tra le prossime tappe, anche quelle del Medio Oriente. Gerry Cardinale dice: ho un ufficio a Dubai, uno ad Abu Dhabi e ne sto aprendo uno a Riyadh. Red Bird ha molti interessi in questi paesi. Durante il suo precedente tour nell'area, aveva fatto appunto questi appuntamenti, dicono qua. Però vabbè. Poi andiamo avanti. Voglio essere categorico. Cosa succede? Adesso Gerry Cardinale in questa parte dell'intervista parla della possibile vendita del club e dice: voglio essere categorico, è completamente falso. Sono qui per starci a lungo, ho un lavoro da fare, mi sono impegnato a riportare il Milan in vetta alla Serie A e all'Europa e non mi voglio assolutamente fermare prima di aver raggiunto i più alti risultati. E quando li avremo raggiunti vorrò ancora raggiungerli. È per i tifosi che mi dispiace, perché vengono indotti a pensare a un'instabilità che assolutamente non esiste. Io non mi lascio distrarre e resto concentrato sulle cose da fare. Prenda ad esempio anche la storia, anche qua ragazzi occhio, prenda ad esempio anche la storia del vendor loan sottoscritto con Elliot, Cardinale che chiede ad Elliot l'aiuto per acquistare il Milan. No, se ne è parlato parecchio di questa cosa. E lui dice: sono io che l'ho voluto, perché Elliot ha fatto un grande lavoro prima di me. Nessuno mi ha messo la pistola alla tempia. Si può anche non essere d'accordo con le mie strategie finanziarie, ma non bisogna assolutamente inventare altre storie. Sono un esperto di corporate finance. Supporre che a 18 mesi da queste scelte io stia incontrando difficoltà economiche è privo di qualsiasi tipo di fondamento.
sarebbe meglio stimolare dibattiti su come riportare la Serie A a essere un campionato di riferimento o sull'importanza per i club di stadi moderni. E qua arriviamo al discorso stadio. Allora, ecco il nuovo stadio. Il Milan ha acquistato i terreni di San Donato, il progetto prosegue a gonfie vele. Sala vorrebbe incontrare i club per proporgli di riconsiderare la permanenza a San Siro. Chiedono questa cosa a Gerry Cardinale e lui dice: sono molto soddisfatto dei progressi che stiamo facendo, decisamente tanti negli ultimi 18 mesi. Per arrivare a costruire il primo nuovo stadio in Italia dal 2011 con più di 70.000 posti. Poi gli chiedono: ma quindi quello che dice Cardinale di riconsiderare San Siro può avere valenza? E lui risponde: non credo. A questo punto, ma ogni opzione, comunque vada, merita attenzione. Ovviamente. Poi i tifosi, va detto, sono più interessati ai risultati positivi, scrive il Corriere della Sera. Il gap con l'Inter capolista, dopo la vittoria appunto dell'Inter ieri sera, purtroppo è aumentato. E lui dice: è così che ragiono da quando ho comprato il club e continuerò a farlo. Abbiamo cambiato tanto, si riferisce alla squadra, e ci vuole tempo per creare un team coeso. Siamo comunque in crescita, vicini al secondo posto, e di questo va dato merito a tutti, giocatore, staff e allenatore. Poi gli chiedono del mister e dice... aspettate che lo trovo. E dice: credo che Pioli stia facendo un buon lavoro in una situazione non facile, con una squadra molto rinnovata. Non cedo alla tentazione del licenziare qualcuno tanto per cambiare qualcosa. Io dico: il campionato è ancora lungo, tutto può succedere, stiamo a vedere. Dobbiamo però migliorare in tante cose, con gli infortuni ad esempio, l'abbiamo detto tante volte. Dobbiamo fare tante cose e migliorare in tanti aspetti, come quello degli infortuni. Tutti, a partire da me, devono fare un lavoro migliore. Ma io, e qua è un punto fondamentale, ma io non mi licenzierò. Sarò qui per tanto tempo. Nessuno vuole vincere sul campo più di me. Ragazzi, credo che aggiungere qualcosa a queste parole di Gerry Cardinale sia alquanto superfluo, perché comunque ha risposto lui a tutti i temi dei quali si discute nelle ultime settimane, e quindi non saprei neanche cosa aggiungere a queste cose. Alla toccate lui direttamente, ovviamente lui è il diretto interessato, e chi più di lui può dire come stanno andando le cose, no? Soprattutto sotto l'aspetto finanziario, eccetera, eccetera. Ragazzi, allora, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Ci vediamo domani giochiamo di pomeriggio. Domani credo di essere domani sono al compleanno della figlia di mia sorella, quindi domani non riesco a farvi il video. Però, insomma, intanto ci vediamo poi domani sera nel video post partita. Vi saluto, vi ringrazio. Dite incrociate per il Milan per domani in una partita contro il Monza. Un saluto a tutti. Forza Milan. E vada via Chilinter. Ciao.